tutta pubblicità, anche questa è pubblicità. Quando si riesce ad attirare l'attenzione dei media nazionali, evidentemente si riesce anche a far arrivare un prodotto che rischia poi di rimanere locale a invece a quello che è il pubblico. E d'altronde il progetto nasce per richiamare, per arrivare fuori dalla Calabria, e quindi benvenuta anche questa polemica. Le critiche ci stanno, ci sarà sempre un artista che piace a qualcuno e non piace ad un altro. Sono tanti anni ormai, quasi 40 anni che faccio questo lavoro, quindi mi è stato chiesto in alcune occasioni chi è Carlos Santana, chi è Paolo Conte, quindi può capitare che ci sia appunto qualcuno che anche i grandissimi nomi non li conosca e non li apprezzi. Allora, non è questo il problema. Riguardo, se vogliamo entrare nel merito più specifico, senza battute, io sono un credente, mi sono dichiarato anche un miracolato, sono cresciuto nell'Azione Cattolica. Cosa posso dire? Che il rispetto è necessario, ma nella musica i testi provocatori vanno giudicati per quello che sono, dei momenti tra virgolette del repertorio di ciascun artista. Non va, come ha detto oggi la Curia, bisogna accogliere piuttosto che allontanare, soprattutto i giovani, quindi riuscire a entrare in sintonia con loro, parlare il loro linguaggio e comunque, come no, sottolineare dei concetti essenziali, etico-morali, religiosi nel caso specifico, ma senza poi ergersi. No? È stato forse un po' istintivo qualche sacerdote che si è lasciato andare alle critiche. Sarà una grande festa, e io mi auguro che facciano questi sacerdoti che hanno criticato questa scelta, vengano e si mettano anche a ballare sul palco come hanno fatto i loro colleghi, i frati del convento di Mesoraca, la sera di Max Gazzè a Mesoraca per la festa dell'Ecceomo, quindi un'altra festa importante che si svolge ogni 7 anni a Mesoraca, sono saliti sul palco e si sono messi a ballare. Ecco, questa è l'allegria.